Il centro è stato realizzato con i fondi del Pon Sicurezza del Ministero, gestito dal Ministero dell'Interno, con la vecchia programmazione che si chiude proprio oggi, si chiude a Bari con una grande manifestazione nazionale. E la concomitanza è estremamente positiva perché Soveria Mannelli è uno dei pochi comuni che è riuscita sostanzialmente a portare avanti integralmente il progetto e a chiuderlo nei tempi giusti, con una bella realizzazione che sicuramente sul territorio ha un impatto notevole, perché uno degli obiettivi del PON è quello di andare a realizzare con i fondi, europei delle strutture che diano ai giovani la possibilità di stare insieme e di fare queste strutture poi diventano contenitori di processi positivi, di best practices, se vogliamo dire, soprattutto per i percorsi indirizzati alla legalità, perché questo è l'obiettivo del PON Sicurezza, inculcare nei giovani processi di legalità per favorire la crescita di generazioni che portino messaggi positivi sui territori e per favorire poi conseguentemente lo sviluppo, perché lo sviluppo non ci può essere se non c'è l'illegalità. La criminalità organizzata e non blocca lo sviluppo e i nostri territori purtroppo questi processi li conoscono bene. Quindi dobbiamo creare dei meccanismi che contrastino i meccanismi dell'illegalità e favoriscono il futuro dei giovani.